Bentornati a 45 giri, la nostra puntata itinerante, quella del venerdì. Oggi è a Sant'Egidio alla Vibrata, dove avremo occasione, coglieremo l'occasione per parlare con il nuovo parroco di questa comunità, in particolar modo con la parrocchia di Sant'Egidio Abate. Proprio qui andremo ad incontrare una figura importante in una comunità di cittadini e di cristiani come quella del parroco. Noi abbiamo parlato in un servizio nel nostro J News dell'arrivo del nuovo parroco. Oggi ci regaleremo questa chiacchierata unendola anche ad alcune immagini della comunità del paese di Sant'Egidio alla Vibrata, che conosceremo forse un po' meglio insieme a voi. Io saluto e ringrazio, e men che mai questa volta è la formula migliore per introdurre il nostro ospite di oggi, Don Luigino Scarponi, nuovo parroco della parrocchia di Sant'Egidio Abate qui a Sant'Egidio alla Vibrata. Tanto benvenuto e grazie di essere qui su Super J. Grazie a Super J, servirà per far conoscere meglio chi è il parroco di Cupra, di Sant'Egidio alla Vibrata. Molte volte mi scapperà fuori Cupra Marittima, ma sono stato 13 anni ci sono stato. Partiamo proprio da qui, una settimana in questa comunità, com'è stato il primo impatto? Entusiasmante, devo dire, proprio bello. E sto ancora in luna di miele con tutta la comunità sant'egidiese, nel senso che tutti mi salutano, tutti mi incontrano, tutti mi vogliono incontrare, e quindi sono contentissimo, ecco come posso dire. La figura del parroco è una figura importante, no? Soprattutto forse in una comunità più piccola, perché insomma storicamente rappresenta una delle figure importanti all'interno della vita quotidiana di un paese. Come si entra in una nuova comunità nei primi giorni? Io sto entrando in punta di piedi, perché arrivato da una settimana voglio meglio conoscere, voglio meglio capire com'è questa realtà. Veramente mi dicono tutti quanti che l'abruzzese è forte e gentile, quindi sto prendendo con mano questa gentilezza dei tanti abruzzesi che ho incontrato. Lei viene da Cupra Marittima, dalla comunità, dalla parrocchia di Cupra Marittima, dove è stata la sua casa per tantissimi anni. Che differenze vede? È difficile capirle subito, però ci sono più differenze o più affinità? Cioè, una comunità cristiana è sempre più o meno la stessa. Certo, cambiano le persone, cambiano. L'ideale è sempre quello, vivere il Vangelo, quindi ecco. Poi c'è la diversità, dico, lascio un paesino di mare, ridente paesino di mare, e sono venuto in un altipiano, qui mi sembra che 230 sul livello del mare. Quindi boh, il clima è un po' diverso, è quello sicuramente, vedi qua già porto un po' il cappotto, ecco. Diversità non ce ne sono granché, ecco, sono persone che io incontro una comunità, lascio una comunità e ne incontro un'altra, quindi bisogna che io mi metta l'atteggiamento di servizio di questa comunità che incontro. Dice San Paolo, siamo servitori della vostra gioia. E quindi cercherò di essere un po' così, sarà difficile, però ci proverò. Cambiare parroco a volte significa anche cambiare un po' le abitudini. Quanto sarà diversa la sua missione pastorale a Sant'Egidio alla Vibrata, e quanto invece avrà delle linee di continuità? Questo insomma nelle sue intenzioni. Sì, guarda, è nella continuità assoluta, perché la vita della comunità si svolge soprattutto all'interno, ecco, della messa domenicale, è il modo in cui incontrerò tante persone in questa, ecco, quindi è dall'Eucaristia domenicale, dall'ascolto della parola e dalla celebrazione eucaristica, dallo spezzare il pane, che nasce la vita del cristiano, e quindi incentreremo la nostra vita attorno all'Eucaristia della domenica, perché poi è dall'Eucaristia che nasce la carità, che nasce, ecco, l'incontro personale con tutti quanti.
Qui c'è una bella realtà, ad esempio c'è una comunità, possiamo dire, che gira attorno alla Marchesa, c'è l'altra comunità che gira attorno alla chiesetta di San Gabriele, del passo del mulino. Quindi, per dire, è nella primarietà di rapporti che si vive la fede cristiana. Quindi continueremo nella continuità, certamente, come a quello che ha lasciato Don Tommaso, e poi vedremo un po' di trovare, di aggiustare un po' il tiro in certe cose. Ma secondo me la parrocchia vive attorno all'Eucaristia domenicale, bisogna viverla coerentemente. Se viviamo bene l'Eucaristia, poi le relazioni saranno conseguenziali. Ecco, di dono, di servizio, di amore vicendevole, di ascolto reciproco, e in questo modo andremo avanti. Quelli che viviamo sono giorni definiti un po' da tutti, giorni difficili. Quanto può essere fondamentale il ruolo della religione cristiana, cattolica, all'interno di un periodo come il nostro, in cui forse c'è proprio bisogno di valori importanti, di luci che si vedono in fondo al tunnel? Beh, difficili forse intendi dire forse economicamente, ma non solo, ecco, difficili, ma guarda, io secondo me non ci sono periodi più difficili di altri. Certo, la crisi economica porta a chi è povero diventare ancora più povero, chi era magari in mezzo di avere un qualcosa poi diventare ancora più povero, ecco, quello sì. Però non facciamo rapporti, raffronti con altre epoche, come magari siamo abituati a dire quando eravamo. Cioè, l'essere uomo è impegnativo, lo era prima, a tempo, quando raccontano gli anziani, a tempo di guerra, a tempo di altri momenti, ma e lo è oggi. L'importante è avere, lei ha parlato di valori, io penso costruire insieme delle virtù. Il valore sta là e lo puoi acchiappare, se te si fa acchiappare, se tu c'hai l'impegno di prenderlo, no? Invece la virtù è qualcosa che tu costruisci con impegno, e quindi coscientemente cammini su quella strada delle virtù, no? La virtù della pace è una virtù grande, essere costruttori di pace nelle relazioni primarie, e questo richiede fatica, richiede impegno, non so che ti posso dire, anche la mitezza, no? Un atteggiamento, una virtù interessante, molto importante, che il parroco dovrebbe essere molto mite come il cuore di Gesù, e quella è una virtù che uno nell'ascesi personale riesce a costruire. Ma tutto penso che sia, lo sto ripetendo continuamente in questi giorni, dovremmo fare come fa Papa Francesco, no? Come insegna ogni mattina a chi è alla messa di Santa Marta, la contemplazione. Contemplare il Vangelo del giorno porta a far sì che la speranza, dice Papa, cresca dentro di noi, e gli atteggiamenti di Gesù diventano i nostri. Ecco, secondo me in questo tempo che tu hai detto di crisi, di difficoltà, se ritornassimo tutti quanti alla centralità del Vangelo, sicuramente la nostra attività sarebbe ancora meglio finalizzata. E quindi dovremmo diventare, come si dice questa parolina un po', contemplativi, l'attività che nasce da una contemplazione, altrimenti tutto il giorno batteremo le ali senza fare niente, ecco, fanno un po' di polvere soltanto. Tomatoes hanging shriveled on the vines. The autumn breeze is just a promise of the freeze that's coming soon. The season's fleeting, the days
days are blurring into years, the lines retreating. As every moment disappears, the stories end to leave another to begin to start anew. And in a thousand years, when all our bones have disappeared, and every word has been erased, still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it on. Noi siamo sulla porta di questa chiesa, una delle due chiese importanti e principali di questa comunità di Sant'Egidio, e proprio a Don Luigino Scarponi ci facciamo anche raccontare, perché insomma è anche importante per chi ci ascolta e non è di Sant'Egidio alla Vibrata sapere che cosa lega la figura di Sant'Egidio Abate proprio a tutta la comunità di Sant'Egidio. Ecco. Beh, Sant'Egidio era un eremita. È un eremita, e in Francia, nella Provenza, c'è Saint-Gilles, che è proprio l'origine di questo santo. Per riconoscere i santi bisogna sempre guardare a chi sta vicino al santo, no? Quale simbolo gli mettono accanto. Per riconoscere Sant'Egidio bisogna vedere che c'è una cerva accanto a Sant'Egidio. Perché lui era eremita, infatti qui c'è l'aspetto del monte, c'è l'aspetto del bosco, e la cerva gli portava il latte, quindi Egidio legato alla cerva. Anche nello stemma di Sant'Egidio alla Vibrata c'è un cervo, dovrebbe essere una cerva veramente. E qui si vede come Egidio ha in mano una freccia, perché un giorno Carlo Magno, che passava per quelle parti a caccia di selvaggina, vede questa cerva e mira verso di lei e di essa, e poi Egidio se ne accorge, e allora prega il Signore e dice: no, non la potete ammazzare. E allora lo prende sul braccio, e il re, tutto premuroso, dice: ma perdonami, e gli fa un dono, il dono della collina, del bosco, dove poi Sant'Egidio costruirà il suo monastero. E poi c'è un altro segno interessantissimo: Sant'Egidio collegato con il Papa. Dice la storia che il Papa regala a Sant'Egidio le porte per la sua abbazia, no? Lui che fa? Le butta nel Tevere, e queste porte arriveranno a Saint-Gilles in Francia, e collegando, dobbiamo notare che quel collegamento della comunione con il Papa di Roma. Sono tanti gli esempi di questa. Questa è la porta di Ferretti, uno scultore di Grotta a Mare. It is not ideology, it's nothing we can see, it's something that you call destiny. It's might as still as fall, an excuse for failures, it keeps you from going any farther. It's like a fairy tale, it's like some poetry, it's the way to get free, like the clouds, when the wind blows them away, yeah, you go free. Anche l'uomo, Don Luigino Scarponi, tanto povero uomo, è bello dirlo subito. Allora, il momento della sua ordinazione sacerdotale, a che anno risale? Proprio il 4 di novembre, il giorno di San Carlo Borromeo, è stato il 37° anniversario della mia ordinazione, che è avvenuta il 4 di novembre del 1978.
Molto così, molto importante secondo me nella visione che noi diamo dei personaggi, delle persone che andiamo ad incontrare, anche il loro passato, la loro storia. E allora proviamo a partire proprio dall'inizio. Che bambino era Don Luigino? È un bambino normale. Possiamo dire che ero chierichetto all'Annunziata di Porto d'Ascoli, e lì è nata un po' la mia vocazione, ecco, in questo senso. Ricorderò sempre quel pomeriggio della domenica, di una domenica di maggio, quando si prese la decisione di andare in seminario. Ecco, era la domenica dopo la messa della sera, si era messo a posto un po' le seggiole in parrocchia, poi fuori dalla chiesa c'era babbo e mamma con mia sorella, e Don Teodoro disse: che le facciamo di Luigino? Ecco, e lì si prese la decisione di andare in seminario, perché voleva andare dove c'era un amico, Teseo, che stava ad Ivrea con i Salesiani, e mi raccontava che c'era, si giocava, che sì, ecco, un ragazzetto di quinta elementare. E invece Don Teodoro disse: no, lo mandiamo in seminario allora. E lì è cominciata la mia avventura, ecco. E per dire, quando ho cominciato ne eravamo 35, e dopo tutto il cammino delle elementari, delle medie, delle superiori, il ginnasio l'ho vissuto alle medie a Montalto, il ginnasio a Ripatranzone, e i primi 2 anni di liceo a Fano, il seminario regionale di Fano, e poi il terzo liceo e tutti gli anni di teologia al seminario di Fermo. Ecco. Quando partimmo, dicevo 35, sono arrivato io solo alla messa, al sacerdozio. Non perché sia il migliore sicuramente, ma perché il Signore aveva avuto misericordia di me. Quanto è difficile, visto che proprio stiamo parlando di questo percorso, 35 partono, arriva ad essere sacerdote una sola persona, e soprattutto poi quanto è difficile in questi nostri tempi, in questi nostri anni, perché l'idea di essere sacerdote è un'idea comunque per un certo aspetto rivoluzionaria, cioè significa fare comunque una vita molto particolare e diversa rispetto a tutti gli altri. Beh, certamente. Allora forse si partiva in tanti perché era un'occasione di studio. Penso poi nel 64, quando sono andato in seminario, era forse un'occasione di studio più curato, questo fuori ancora prima, però già in quel tempo era un po' così, perciò erano in tanti. Ecco. Poi certamente c'è una autoselezione, possiamo dire. Ma quello che poi ti aiuta molto, mi ha aiutato moltissimo, è stato il padre spirituale, Don Giuseppe Barbizzi, allora, poi c'è stato Don Ugo Ottaviani, cioè persone che in fin dei conti ti incoraggiano ad andare avanti, cioè dire: ma è proprio per me la strada questa? E dice: sì, non aver paura, il Signore ti accompagnerà, vai avanti, ecco. Quindi anche oggi ci sono tanti giovani che diventano sacerdoti, Possiamo dire, oggi non si entra più in seminario come noi in prima media. Oggi si entra in seminario dopo il liceo, qualcuno addirittura dopo gli anni di teologia. E quindi quando è che nasce la vocazione? San Giovanni Bosco diceva che il 90% degli ragazzi sentono la chiamata del Signore. Poi, siccome il mondo oggi di frastuono ne fa tanto, e sentire questa voce non è più facile, però tanti giovani che magari, non so, da gruppi, movimenti, associazioni, oppure che vivono più legati alla vita parrocchiale, e nel servizio, nella dedizione, nella preghiera, nell'ascolto, arrivano a prendere questa decisione. Certamente una decisione non migliore di noi che abbiamo cominciato lì, no, perché poi c'è stata la selezione, però, cioè dire, oggi un giovane che decide, sente questa chiamata e risponde al Signore, ce ne sono tanti, non è un pochetti, sono tanti, tanti, tanti. E quindi sentirsi chiamati dal Signore a dare la propria vita. Ecco, quindi se un giovane è educato fin da piccolo al servizio, al dono di sé, facilmente potrebbe arrivare al dono totale della sua vita con rispondendo alla vocazione del sacerdozio. Ecco. Se quel giorno non fosse entrato in seminario, che mestiere avrebbe fatto?
Vede, avendo iniziato dalla prima media, non te saprei a dire. Ecco, nel senso che il Signore tanti doni mi ha dato, quello sicuro, tante capacità, tanti talenti. Non so quale più di tutto avrei avuto l'occasione di portare a termine, non te saprei a dire. Non ci ho mai pensato, vedi, è la prima volta che me lo fai pensare proprio tu. Nothing we can see, something that you call destiny. It's mighty still as fall, an excuse for failures. It keeps you from going any farther. It's like a fairy tale, it's like some poetry. It's the way to get free, like the clouds. When the wind blows them away, yeah, you go free. You hold your eyes in your mind, makes you cry and find life unbearable. You wish you could fly away, leave everything behind, but you turn dark like the clouds. When the storm tears the sky, yeah, you turn dark like the clouds. But now you lift up your eyes, you're looking for word, and you let your mind fly on a cloud. You see the real light, take care of all your acts, you turn bright like the clouds. When the sun shines our light, you turn bright like the clouds. Like the clouds. Like the clouds. Sente il peso del sacerdozio, cioè nel senso di essere importanti anche per la vita di altre persone, oltre che per quella propria? Beh, se io pensassi questo mi paralizzerei subito, ecco. Certo, nella vita della comunità ci sono tante relazioni, e so che, ad esempio, è la sesta parrocchia che cambio, questa è la sesta, e quindi ho lasciato tante situazioni, tante persone in giro per queste parrocchie, e quindi dire sì, forse sono stato importante per tante persone nell'ambito, non so, della direzione spirituale, nell'ambito delle confessioni, e quello sì. A volte, racconto un semplice fatterello, no? Una persona l'altro giorno, che prima di andare via dal Cupo Marittimo, ha detto: tu un giorno, mentre passeggiavamo al mare, mi hai detto questa frase, dice: non aver paura, il Signore ti aiuterà. E lei è rimasta colpita da questa frase e l'ha aiutata a camminare. Dico, vabbè, l'avrò detta a tante persone, però molte volte cogliere il momento in cui la persona è nel bisogno di una parola di incoraggiamento, ad esempio a me mi scappa spessissimo, lo dico, coraggio, no? Tante persone dicono, perché coraggio? Eh no, perché ce n'ho bisogno tanto io, penso che ce l'avrai bisogno anche tu di coraggio. Quindi, stando con le persone, dice Papa Francesco, dice che bisogna avere il profumo, l'odore delle pecore. Ecco, stando con le persone le si aiuta, sta camminando insieme, accompagnandole un pochettino con molta semplicità. Se io dovessi dire io sono importante per tanti, guarda, mi paralizzerei subito. Citando Papa Francesco, è un momento importante, rivoluzionario della Chiesa in questo momento, cioè quanto è così illuminante la figura di questo Papa, per certi versi, insomma, così innovativo. Beh, secondo me Papa Francesco è nella continuità, ecco, di Giovanni XXIII, di Paolo VI, di anche Giovanni Paolo I, di Papa Giovanni Paolo II, anche di Papa Benedetto, cioè non si può pensare che sia
una persona, un fatto così estemporaneo, no, è nella continuità. Nella continuità. E certamente ogni Papa, ma ogni persona, è al momento giusto, al posto giusto, perché è lo Spirito Santo che guida tutto quanto. Sentivo, leggevo un'intervista a Cacciari che diceva che lui è rimasto talmente colpito dal fatto che con la dimissione di Papa Benedetto e l'elezione di Papa Francesco, dice, un fatto così eclatante, così grosso, soltanto lo Spirito Santo può fare una cosa di questo genere. Un Papa umile che si dimette e che i cardinali eleggono un Papa a sorpresa che viene dall'Argentina. Ecco, molti era il Papa che si aspettavano, ma nella continuità, io penso sempre, nella continuità. Perché Papa Francesco non smentirà mai quello che ha detto, non so, anche Giovanni Paolo II, anche Benedetto lo cita continuamente. Certamente è una Chiesa in uscita, quella che ricorre spesso nella parola di Papa Francesco. E leggevo un'intervista anche questa sera, ieri sera, e poi anche tutto questo macello attorno di lui. È una montatura mediatica. Cioè questi documenti che poi sono scappati fuori sono tutti documenti di 2-3 anni fa, in cui Papa Francesco ha avuto quell'immagine di Chiesa e ha già cominciato da allora a fare nuove strade e nella trasparenza, nella parresia, nella verità più assoluta. Quindi rinvangare tutto questo certamente è un modo mediatico per far soldi e per buttare discredito anche sul povero Papa che si sta mettendo anima e corpo come tutti quanti gli altri. Bene, noi torneremo spesso a trovarla. Io sto parlando con lei e sto insomma immaginando anche un rapporto con la televisione, con il mondo dell'informazione che possa essere anche continuativo. Intanto veramente grazie Don Luigino Scarponi per averci accolto qui in chiesa, per aver dato la possibilità a noi e a chi ci ha guardato di conoscere il nuovo parroco di Sant'Egidio alla Vibrata. Grazie a voi ovviamente anche di averci seguito. 45 Giri torna come sempre la prossima settimana nel suo appuntamento itinerante. From the garden the clinging of the chimes, the last tomatoes hanging shriveled on the vines. The autumn breeze is just a promise of the freeze that's coming soon. The season's fleeting, the days are blurring into years, the lines retreating as every moment disappears. The stories end to leave another to begin to start anew. And in a thousand years, when all our bones have disappeared and every word has been erased, still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. 'Cause we are just a memory replaced.